qual è l'impatto dell'epatite C in Italia e nel mondo? Si è detto tantissimo sui numeri dell'epatite C, senza che in realtà ci siano studi epidemiologici aggiornati a dimostrarlo. Si è parlato per l'Italia di 1.000.000, 1.200.000 soggetti infetti, sulla base di statistiche che sono vecchie, perché fatte almeno una ventina di anni fa su popolazioni le cui caratteristiche sono profondamente cambiate. Proprio su questa base è stato difficile programmare le nuove terapie dall'impatto economico potenzialmente devastante su questi numeri e certamente studi come quello che EPACI, l'Associazione dei Pazienti Italiani con Epatite C, ha compiuto con una metodica semplice ma tutto sommato attendibile, cioè contare quanti pazienti avessero l'esenzione per patologie, ci ha dato un numero di grande importanza. E cioè quanti pazienti in Italia sanno di avere l'epatite C e si vogliono curare. Il numero che è venuto fuori, 300.000 persone, è un numero francamente più gestibile rispetto all'impreciso milione che citavamo prima. Forse ci sono infetti in tale misura, ma non sono talmente evidenti, ecco, da poter essere tirati fuori per un approccio di cura, mentre sulla base di queste 300.000 persone si può cominciare a ragionare su un fabbisogno di circa 40.000 cicli di terapia per anno per eradicare entro il 2020 e il 2022 l'epatite C dall'Italia. Nel mondo la situazione è enormemente variegata, eterogenea, ci sono paesi ad altissima incidenza, lo è certamente l'Est Europa, alcune aree dell'Estremo Oriente. Globalmente l'Europa può essere classificata come una zona ad endemicità, a diffusione intermedia di epatite C, con frequenze in popolazione generali che variano dallo 0,2-0,3% dei paesi del nord Europa fino probabilmente all'1% in Italia. E quali sono le prospettive future con l'arrivo di nuovi antivirali diretti sempre più potenti? Dal punto di vista della diffusione di malattia, noi con questi farmaci stiamo gestendo il pool dei portatori attualmente presenti. Finché continueremo a trattare, come per ora è d'obbligo fare, visti appunto i costi dei farmaci, solo i pazienti con malattia avanzata, avremo sicuramente inciso sulla presenza dell'infezione nei malati, però ne avremo condizionato relativamente poco l'infezione, perché in realtà il gran numero dei portatori in cui l'infezione è presente, ma di malattia ce n'è poca, che hanno dei comportamenti in termini di possibile diffusione dell'epatite, quindi dipendenza da sostanze per via iniettiva, contagio sessuale dovuto a pratiche ad elevata promiscuità, il numero di questi portatori è piuttosto elevato. Si pensi per esempio alle popolazioni carcerarie in cui ci sono picchi di frequenza dell'epatite C del 40-50%. Finché non avremo il modo per affrontare l'infezione in queste popolazioni, non tanto interno e non soltanto in termini di cura, ma anche in termini di eliminazione dell'infezione da portatori ad alto rischio di trasmissione, non avremo modo di eradicare l'epatite C. Qual è il problema delle resistenze nel trattamento dell'HCV? Allora, è un problema complesso e semplice nello stesso tempo. Complesso perché questo è un virus molto cattivo, molto fastidioso, molto prono a sviluppare resistenza ai farmaci antivirali se questi farmaci non sono pienamente efficaci. In altre parole, questo è un virus che o lo uccidiamo subito oppure svilupperà le resistenze ai farmaci e ci creerà tantissimi problemi. Per fortuna oggi con le terapie moderne riusciamo a fare veramente miracoli se paragoniamo le terapie del passato. Oggi abbiamo tassi di guarigione definitiva dall'HCV del 90-95% dei casi. Però questo 10%, 5%, se non ben trattato, fallirà, svilupperà resistenze, il virus non sarà più sensibile ai farmaci antivirali e avremo dei problemi. Ecco che quindi dobbiamo pensare bene alla terapia, perché pensare all'eradicazione del virus in Italia senza aver risolto questo ostacolo del problema delle resistenze sarà difficile, sarà veramente difficile. Questo virus tenderà a sfuggire. Guariremo molti, ma non li guariremo tutti. E un altro problema legato alla presenza di comorbidità nei pazienti con epatite C è quello delle interazioni farmacologiche. Cosa sta cambiando con i nuovi DAA? Sta cambiando molto,
perché noi veniamo dall'interferone ribavirina, farmaci difficilissimi da gestire. Ebbene, oggi noi abbiamo farmaci, e i farmaci che avremo, soprattutto quelli che avremo dall'anno prossimo, che fanno la differenza, sono farmaci che hanno scarse interazioni farmacologiche. Perché questo è un problema serio? È un problema serio perché il paziente medio italiano con epatite C è un paziente di circa 50-55 anni. Questi sono pazienti che spesso hanno patologie intercorrenti che vanno dall'ipertensione al colesterolo, al diabete, ma ci sono anche pazienti che hanno l'HIV. Non dimentichiamo che la coinfezione HIV ed HCV in Italia colpisce svariate decine di migliaia di persone, non stiamo parlando di numeri piccoli. Quindi questi sono pazienti che prendono farmaci, e prendono i farmaci antivirali, anti-HIV, e devono prendere anche quelli anti-HCV. Le interazioni farmacologiche possono produrre alterazioni del metabolismo di questi farmaci, tali per cui o le concentrazioni di farmaci vanno su e abbiamo tossicità, o le concentrazioni di farmaci vanno giù, non abbiamo l'efficacia che vorremmo, ed ecco che torniamo alla resistenza che abbiamo detto prima, fallimento della terapia. Ecco che quindi avere farmaci che interagiscono poco con gli altri farmaci, che non sono alterati da malattie intercorrenti, questo tipo di farmaci fa la differenza nel guarire il maggior numero possibile di pazienti con epatite C. Ed è importante anche avere un vasto bagaglio di terapeutico, insomma, diverse terapie. Fondamentale, qualcheduno oggi sostiene che con i farmaci attuali riusciremo ad eradicare il virus in Italia. Io sono pragmatico, ritengo che è un obiettivo potenzialmente raggiungibile, anche se abbiamo tanto sommerso, tanti pazienti che non sanno ancora di essere infettati. Ma più farmaci abbiamo meglio è. I farmaci attuali sono ottimi, ma attenzione, come dicevamo prima, abbiamo sempre un 5-10% di pazienti che fallisce. Avere nuovi farmaci, fare la migliore terapia possibile fin dall'inizio fa la differenza. Non è un problema di trattare le seconde e terze linee, cioè i pazienti che hanno già fallito in prima linea, trattarli con seconda e terza linea. Anche la cosa migliore è dare una botta forte, definitiva, con la prima terapia. I farmaci che arriveranno faranno la differenza. Più è grande il bagaglio, maggiori sono queste probabilità. Come si sono evolute le terapie per l'epatite C dalla scoperta ad oggi? Beh, è stato sostanzialmente una evoluzione continua, ma che improvvisamente ha avuto un breakthrough incredibile, perché si è passati da tassi di guarigione anche non piccoli, ma che includevano solamente popolazioni super selezionate in grado di ricevere la vecchia terapia con l'interferone, e quindi sebbene anche queste terapie raggiungessero circa il 50% del successo terapeutico, venivano curati non più del 10-15% delle popolazioni. Le nuove terapie invece raggiungono e superano il 90%, anche il 95%, ci avviciniamo al 100, ma sostanzialmente curano tutti i pazienti, quindi praticamente il numero di pazienti che verrà curato e guarito rispetto al precedente non è raddoppiato, ma è sostanzialmente 10 volte maggiore. E quali sono quindi le prospettive per terapeutiche per gli anni a venire, soprattutto per questi pazienti difficili, in particolare ad esempio quelli con cirrosi? Beh, per i pazienti con cirrosi che hanno ancora una malattia compensata, le probabilità di guarigione e la probabilità quindi di stoppare l'evoluzione della malattia sono sostanzialmente identiche a quelli che non hanno la cirrosi. Rimangono alcuni problemi per alcuni sottotipi virali in questi pazienti difficili e per quelli che hanno già una malattia scompensata, nei quali non si capisce ancora fino in fondo quanto l'eradicazione del virus consentirà di recuperare dal punto di vista della malattia. Sicuramente in almeno un terzo dei pazienti avremo ottimi risultati anche in questi pazienti, che peraltro sono quelli in attesa di trapianto di fegato. Possiamo dire quindi che con i nuovi antivirali si sta avvicinando l'obiettivo di eradicazione per voi clinici? Se avremo, credo di sì, visto come si è comportato fino ad ora il Ministero della Sanità rimborsandoci tutte le terapie che sono state fatte, io penso di poter dire che nei prossimi 10-15 anni potrebbe diventare una malattia rara l'epatite C in Italia. Ivan Gardini, presidente Paci Onlus, che ha condotto un'interessante indagine sul numero di pazienti che possono ricevere terapia per epatite C in Italia, quindi eleggibile alla terapia. Ci può spiegare di cosa si tratta e quali sono i risultati? Sì, abbiamo deciso di fare questa ricerca approfondita perché si stavano, come dire, distribuendo numeri secondo noi troppo elevati, sia in termini di quantità che di impatto economico. Quindi abbiamo fatto una ricerca raccogliendo le esenzioni per patologia, ma poi mettendo insieme tutta un'altra serie di informazioni
come il numero di persone che non hanno le esenzioni, il numero di persone che sono decedute, il numero di persone guarite, insomma facendo una serie di calcoli di queste numeriche con dati certi e dati un pochino meno certi ma comunque abbastanza attendibili, secondo noi c'è un numero approssimato di 160-180 mila pazienti diagnosticati e soprattutto elegibili a un trattamento antivirale. Naturalmente sono esclusi ad esempio i pazienti in tossicodipendenza attiva, sono esclusi i migranti irregolari, sono esclusi i pazienti che sono infetti ma non ancora consapevoli, quindi non possiamo dire che è il numero globale, ma è il numero di pazienti diagnosticati ed elegibili. Naturalmente è un numero approssimativo, ma comunque secondo noi cominciamo ad avvicinarci alla realtà. E quali sono quindi le prospettive di cura per questi pazienti elegibili? Secondo noi, considerato anche che i prezzi al netto degli sconti, dei payback e tutto il resto scenderanno sensibilmente, con i nostri calcoli riteniamo che con un paio di miliardi di euro riusciamo a estinguere questo bacino di persone elegibili a un trattamento antivirale. Significa 600-700 milioni per i prossimi 3-4 anni, quindi una cifra assolutamente sostenibile. E quindi riteniamo che da questo momento in poi sia corretto rimuovere i criteri di accesso di AIFA, cioè quelli che non permettono a certe categorie di persone di poter accedere al trattamento, sostituirli con delle linee guida sempre basate sull'urgenza, ma comunque dare la prospettiva di cura a queste persone qua, in modo che possano programmare con il loro medico di famiglia e con il loro medico specialista una terapia anziché, come dire, che gli venga detto di no, questo non è più accettabile, non è più possibile.